Signore, buonasera, chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro e questa sera staremo insieme a parlare di storia, ma parleremo soprattutto di un libro, per l'appuntamento incontro con l'autore. Parleremo con un personaggio veramente importante che vi spiegherò dopo il video e parleremo di un libro veramente unico che lui ha scritto qualche anno fa. E prima di presentare l'ospite, faremo passare questo breve video. Niente, fece. Sogno figura da viniera. E mi piaccio te. Ehi! Capitano, cos'ho chiesto? Ma mia me conosci. Ho abbassato le armi. Stai muto. Ci mi ho chiesto. T'accido. Dici che è il figlio della taverniera. Mi scambiò per qualche altro. Non vedo brigante qua. Il colonnello vuole sapere dove sono i briganti, eh? In sa casa? Non è Tomasi? Non c'è, è a Tavagliere Campicante. Maggiore, non fate il furbo con me. Non faccio il furbo, colonnello, è il ragazzo che non sa. Adesso vediamo cosa sa e cosa non sa. Come si chiama il nostro re? Vuole sapere come si chiama? Usor re. Un re? Cosa c'è Franceschello? La risposta sbagliata. Volete farlo voi? No. O devo pensare che siete un impostore? Fatelo in nome del vostro re.
Avanti. Avanti. Avanti, ho detto. Avanti, Savoia! Avanti! Allora, questo video già l'avete visto altre volte, è diviso in due parti. Adesso avete visto la prima parte e poi vedrete la seconda. Ed è il video di un film western, come mi ha fatto notare il professor De Antonellis. Il mio corpo vi seppellirà. Sono immagini molto crude, che però fa capire con quale spirito i savoiardi piemontesi scesero giù per fare l'unità d'Italia. La seconda parte, che è ancora più cruenta, la vedremo alla fine di questa conversazione. E con chi ne parleremo? E con chi parleremo questa sera? Parleremo con Erminio De Biasa. Ciao Erminio, come stai? Ciao, buonasera, grazie, bene. Lo riconosci questo libro, no? Penso di sì, un po' sfogato, ma lo riconosco. Aspetta, ecco qua, metti il tuo che forse è meglio, fai vedere, perché io c'ho lo sfondo. Non volevo fare il tecnico mettendo la slide particolare, ma naturale. E di che cosa parliamo? Parliamo di un libro molto molto importante, che praticamente ormai è diventato un libro di culto per chi ama sentirsi un napoletano, per chi ama studiare con attenzione le sorti del brigantaggio, per chi ama studiare le sorti dell'alta terra di lavoro e degli Abruzzi. E parliamo del libro Memorie di un ex capo brigante. Prima di parlare del libro bisogna presentare Erminio. Qualche settimana fa abbiamo ospitato Vincenzo Culì, uno storico del mondo identitario. Lui si definisce uno dei fondatori del movimento neoborbonico da più di 30 anni fa. E questa sera abbiamo un'altra persona come Erminio De Biasa, che credo che da quando aveva, non dico pantaloncini corti, ma quasi, che si occupa della storia napoletana, della storia identitaria, soprattutto quello che riguarda prima e dopo il 1860. Erminio ha scritto cose veramente importanti, tra cui quello che più ha fatto scalpore è l'Inghilterra contro il Regno delle Due Sicilie, perché è stato forse il primo a squarciare in maniera dettagliata quella situazione, ci ha fatto capire che effettivamente il Regno delle Sicilie sparisce per una volontà geopolitica e non per motivi interni. Giusto, giusto questa mia piccola analisi su quel testo, Erminio? Indubbiamente sì, nacque da una tesi di laurea che poi ho ampliato prendendo documenti di prima mano negli archivi di Londra, e dove si vede spacciatamente tutte le responsabilità, l'ingerenza della Gran Bretagna, che da Londra manovrava come un pupazzo Garibaldi e i suoi straccioni in camicia rossa. Dai diari di bordo delle navi, ho potuto ricostruire tutto il movimento della flotta britannica e praticamente tutte le conseguenze che ci sono state. Quindi aver detto che è la geopolitica che ha voluto la fine del Regno di Sicilia, non ho detto una cosa sbagliata. No, ma c'erano diversi interessi. Innanzitutto l'Inghilterra doveva far fuori i regni delle due Sicilie, perché ogni tanto si tiene in contrasto. La questione degli zolfi, per esempio, è emblematica. Dopodiché era in previsione l'apertura del canale di Suez, sarebbe stato aperto pochi anni, e l'Inghilterra stava programmando una ferrovia che partiva da Londra, una strada ferrata, partiva da Londra, attraverso la Francia, attraverso la costiera adriatica, scendesse fino a Brindisi, da dove partivano le navi, le cosiddette valigie delle Indie, e attraverso il canale di Suez poteva raggiungere l'India, risparmiando un mese e mezzo sulla durata del viaggio. Quindi, avendo degli alleati, quali Savoia, poteva facilmente attuare questo suo programma. Altra cosa, ed è provato, durante il brigantaggio c'erano agenti inglesi da queste parti che, con pretesto di monitorare la situazione del brigantaggio e dei combattimenti, controllavano anche lo stato dei lavori di questa famosa ferrovia soprannominata la valigia delle Indie. Quindi alla fine è sempre commerciale, gli scopi sono sempre commerciali, finanziari ed economici.
Beh, oddio, c'era anche lo scopo di poter annientare, di far finire definitivamente la civiltà cattolica attraverso. Prima, infatti, c'è stato il primo annientamento del Regno di Sicilia, poi quello papalino, poi quello Sì, vabbè, ma che russo sei conseguenziale, perché, e sì, quello perché austro-ungarico. la cattolica, esatto, il cattolicesimo è le caratteristiche di questi imperi, di questi regni. Loro, essendo protestanti, venendo dalla filosofia pragmatica, molto vicina alla massoneria, proprio addirittura massoni, quindi hanno unito le due forze, sia ideologiche che economiche, per combattere l'ansia dei regimi, vecchi regimi. Chiaramente l'aspetto economico ha valore, secondo me, ha valenza maggiore in questo frangente. Vabbè, ma sai, l'aspetto economico è sempre la locomotiva trainante, però se non ci sono delle basi culturali, ideologiche, quello economico muore. No, ma Quindi. diceva il mio professore italiano, al magistrato, ricordatevi che la politica è sempre legata all'economia, non si distacca mai, quindi è solo una cosa. Poi, comunque, parlavi del libro, tu parlavi prima di Zimmermann, questo libro è stato il secondo che Sì, ho poi ne pubblicato. parliamo perché volevo chiudere questa parentesi per Ah, dire adesso volevo soltanto cambiare, questo. No, scusami. volevo aggiungere che poi praticamente gli inglesi, siccome il Regno di Sicilia non era guerrafondaio ed era un regno autonomo che pensava solo a cercare di fare economia e di crescere con la sua flotta mercantile, si sono dovuti inventare la spedizione degli straccioni, come hai detto tu, perché è ovvio, poi tutti i soldi che ci sono stati, tradimenti, è stata qualcosa di Vabbè, impressionante. io ne Forse poi è stata la sono più grande sbagliato. operazione marketing politico della storia, diciamo, perché quello che è Sì, stato fatto lì esatto, non è stato sono fatto né sbagliato. prima né dopo in quella, perché poi annientare un regno, una nazione, una patria di 8 secoli quasi non è una cosa semplice. Comunque è andata così la storia Purtroppo non si può riuscire. sì, purtroppo Ovviamente no, questo. però abbiamo l'obbligo, io dico sempre, nessuno sa dove stiamo andando, ma cerchiamo di capire dove veniamo e quello che è accaduto. Se no, altrimenti non riusciamo. Tu prima hai detto sei andato negli archivi stranieri. Beh, Erminio, devo dire due parole. Erminio non è un ricercatore di poco conto. Erminio, con la sua conoscenza delle lingue, gira gli archivi di tutta Europa. E quindi lui ha tutti i suoi scritti, sono supportati dalle sue ricerche, le sue ricerche di documenti originali che poi traduce. Con vezzo e con vanità posso dire che anche il nostro socio onorario, perché gli abbiamo insignito il titolo di socio onorario, perché è una persona che fa molto per la nostra Cosa che associazione meno vende dove e è cosa molto importante, anche ultimamente nella presentazione del Gran Cammino dei Briganti ha rappresentato innanzitutto se stesso, ma ha anche rappresentato l'Associazione Identitaria Alte Terre di Lavoro, che in quel giorno si divise in due, chi come te è andato lì e chi come me e altri siamo andati a ricordare Fra Diavolo. Comunque, le cose che noi facciamo sono tante, ma a questo punto, Erminio, cominciamo a parlare di questo testo. Questo è un testo che onestamente l'ho letto, ma come tu stesso mi hai detto, dal punto di vista storico non è un granché come testo, però ha un'importanza No. fondamentale. Perché è stato scritto da uno che è stato lì presente, l'hai tradotto e comunque ci sono state delle informazioni importanti, anche se in alcuni passaggi si vedevano che erano verosimili, che sono state molto molto utili per chi fa ricerca e quindi dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista, si può dire dal punto di vista letterario e librario. Libraio, perché tecnicamente è un libro particolare, o mi sbaglio? Sì, no, allora, mettiamo un po' d'ordine. Diciamo che innanzitutto non sono l'autore, sono il traduttore di Zimmermann. Sì, sei il La curatore, cosa, assolutamente. se può interessare, la storia nacque per caso. Mi trovavo in Germania, a casa della vedova di Michele Topa, che è stato uno dei pilastri della storia revisionista. Ogni volta che andavo in Germania non perdevo occasione di andare a trovare la famiglia Topa. E la signora mi fece presente che nella bibliografia dei Briganti Sua Maestà di Michele Topa c'era questo libro di Zimmermann, a fianco al quale si leggeva: mai stato tradotto in italiano. E la cosa mi stuzzicò subito. Infatti, proposi pure a lei, alla signora, sempre una mano, ma era impegnata,
E così mi armai di santa pazienza, andai al archivio di Stato di Monaco, a biblioteca, chiesi le fotocopie dei libri e me le fece arrivare. Dopo un paio d'anni la traduzione era finita. È stato un lavoro appassionante perché a me il tedesco piace. Piace come lingua, come tutta, una struttura. Insomma, sono 60 anni che ho a che fare con il tedesco, mi è piaciuto. Mi è costato fatica, lavoro, ma anche soddisfazione, quindi non rinnego niente di quello che ho fatto. Letteralmente, dicevo, un libro che vale poco. No, storicamente non vale poco, non ho detto vale poco, nel senso che il soggetto ha scritto questo diario dove compaiono tantissime cose che sono verosimili, non vere. Ma dal punto di vista letterario vale molto, cioè anche per chi non si interessa di storia identitaria, comunque è una perla, è una gemma. Sì, infatti, c'è qualcuno che mi ha scritto proprio dalle due parti, voleva sapere qualcosa in più su quelle capre selvatiche che Zimmerman cita, diciamo, nel paesaggio, che lui descrive molto la flora e la fauna della zona. Tieni presente che Zimmerman era anche un pittore, tra le sue. Nel suo bagaglio c'era anche tutti gli attrezzi per dipingere, perché quando poteva si fermava e faceva schizzi del paesaggio. E non a caso le descrizioni che riporta il libro degli alberi, delle foreste, dei ruscelli, delle cascate, sembrano tanti piccoli quadretti di paesaggisti. Da questo punto di vista è importante. A volte si stenta a riconoscere quel paesaggio dell'Ottocento con quello che ci si presenta adesso. Per quanto riguarda poi... Da noi devo dire una cosa, che molti di quei paesaggi sono ancora, dove non c'è stata speculazione edilizia, hanno conservato quella caratteristica. Sì, ma non è, un altro, ecco, qualcun altro mi disse, sembra la Svizzera, come se la Svizzera fosse, ecco, nel nostro immaginario, essendo montagne, essendo più lontane, uno cerca sempre di enfatizzare quello che non sta per portare di mare. Però questi personaggi, avevamo da queste parti aquile che ne volavano, cioè, guarda, un paesaggio Erminio, molto, molto pittoresco. No, scusami Erminio, tu devi sapere che da noi il carissimo Tommasino Marsella di Roccasecca ci sono due coppie di aquile. Sì. Quindi là l'aquile ci sono, veramente. Credo due coppie, uno è sicuro, due non lo so. Ma noi siamo pieni di poiane e di falchi. Molta della gente che parla del nostro territorio non lo conosce. Non lo so. Qualche giorno fa, il caro amico Edoardo Lombardi da Napoli ha fatto il cammino di San Benedetto da Casamari fino a Monte Cassino. È passato nelle montagne nostre ed è rimasto incantato, quindi per la bellezza naturale. Quindi molti dei miei conterranei, laborini della Valta d'Aria di Lavoro, non conoscono questi territori. No, e quindi dire piccola Svizzera, secondo me questo è uno dei passaggi in cui Zimmerman ha detto cose che ha visto realmente, perché esistono realmente. Ma a parte questo, io durante il lavoro di traduzione, anche subito dopo, sono stato sui luoghi, ho fatto amicizia con gli eredi di Olimpia Cocco, Ruggiero. Lui mi ha portato a vedere dei posti dove presumibilmente si nascondevano questi ante nelle rocce, dove si nascondevano i briganti. Adesso è una cosa assurda, sembra impossibile. Tu vedi una roccia apparentemente inaccessibile, un forellino, un buco che si vede da lontano, quelli erano gli ante dove si rifugiavano e dove dentro rimanevano per giorni, per non per settimane, per sfuggire ai piemontesi o per preparare qualche attacco. Quindi traducendo questo libro, sono entrato in un mondo per me completamente nuovo. E all'aspetto storico sta giunto appunto a fare da sfondo questo paesaggio. Questo paesaggio che è qualcosa che lascia a bocca aperta. Diciamo che proprio i confini tra l'Alta Terra di Lavoro e Campagna, provincia di Roma. Da qua noi eravamo Laborini e Regnivoli, ti dicevano. E dall'altra parte erano Campanini e Papalini, perché gli abitanti di Campania venivano chiamati Campanini. Quindi è un paesaggio che poi si confondeva nei confini e tutto. Cominciamo una curiosità. Questa copertina, come l'hai scelta? Non credo, questa è una copertina abbastanza importante. Questa è la fucilazione di Goya. Goya, sì. Al Prato, a Madrid. E ho sostituito
col bacco di soldati francesi il cappello dei bersaglieri. E infatti ho notato, tu sai, ho notato sì. Questo. Sì, lui l'ha fatto apposta. Probabilmente, essendo un po' scuro il quadro, non è che si noti molto, però è la stessa cosa. Gli invasori in Spagna, i francesi, qua i piemontesi. Ma infatti, quindi l'idea è quella, da subito l'idea. Infatti, Erminio, l'ho presa alla larga su parlarti di questa foto, di questo quadro, perché non volevo fare una brutta figura, in quanto io dicevo sì, ma questa è del Goya. Ma i bersaglieri che ci azzeccano, invece mi hai dato la risposta. Sono state modificate. Con tanto di autorizzazione della direzione del Prado di Madrid. Quindi, la pubblicazione, sì, infatti, allora Madrid. Questa sei riuscito a fare, hai fatto una chicca, diciamo, dai. Forse, ecco, con un buon disegnatore dove essere messo più in evidenza questi cappelli bersaglieri, che se non si spiega bene non si notano subito, magari con un cerchio come se fosse un riflettore o qualcosa del genere, ma ormai è andato così e ci teniamo questo. No, ma è un tocco di classe per questa e copertina. Poi il sangue che si vede a terra del patriota morto è emblematico, perché scorre tanto di quel sangue nei racconti di questo libro che forse la copertina non rende completamente l'idea. Sì, no, ma si vede assolutamente. E, diciamo che qui si parla soprattutto del capo brigante che è il brigante Chiavone, famosissimo. Sì, e dopo il grande lavoro fatto in passato da Michele Ferri e Domenico Celestino, forse questo è il lavoro più importante a cui che parla di Chiavone, però poi questo ne parleremo durante questa conversazione. Innanzitutto cominciamo a parlare di questo Ludwig Richard Zimmermann. Era un prussiano, un tedesco, però era un tedesco dell'Assia, cioè la regione di Francoforte, amante dell'avventura, spirito libero da quando si capisce, si arruolò nell'esercito austro-ungarico. Infatti ha combattuto a Solferino, in quella battaglia fu ferito, dopodiché dopo si rimise, uscì dall'esercito e diventò, diciamo, tra virgolette, un libero professionista. E fu chiamato, secondo lui, fu convocato a Roma, dove arruolavano militari stranieri nella cosiddetta guerra di insorgenza contro i piemontesi, cercava di fare. E il libro proprio inizia in questo senso, in questo modo, nella sua entrata a Roma, dove è stato convocato. C'è un abate che lui non nomina nel libro, ma è evidente, adesso mi sfugge il nome di chi, comunque è un abate che per conto dei sovrani borbonici reclutava forse militari stranieri. Non era solo Zimmer, ma ce ne furono diversi, Calcroit, Trezeguet, ma nessuno però come lui, come Zimmer, ma ha lasciato una testimonianza. Beh, lui ci sta Trezeguet, quello belga che fu ammazzato, che fu giustiziato a San Giovanni in carico pure. Sì, e lo stesso Calcroit fu fucilato a Mola di Gaeta, come si chiamava una volta Formia. Quindi lasciando questa testimonianza, questo libro viene adesso l'unico testo che vede il brigantaggio dall'interno, cioè da un punto di vista soggettivo. Tutti gli altri lo descrivono come fenomeno oggettivo, dal visto all'esterno. Questo è Zimmermann, è l'unico che lo vede dall'interno. Anche se lo vede a modo suo, però, perché poi lui... anche se lo vede a modo suo, anche perché in alcuni tratti, anche perché ci poi stava lui... arrivando, ci stava arrivando, certo, quando la cosa è soggettiva deve sempre camminarti dove comincia la verità, dove finisce la verità e dove comincia la leggenda. Nel caso suo però, scrivendo, descrivendo, lui si presenta subito come il salvatore della patria, tipo Rodomonte, dove viene, spacca e fa giustizia. Però di tanto in tanto si dà delle zappate sui piedi, perché è contraddittorio, e così cominciano a nascere dei dubbi sulla sua lealtà, sulla correttezza di tutto quello che fa, di come
imposta le cose, e questi dubbi si fanno sempre più grandi, sempre, riesco sempre di più. Mi sembra una cosa che comincia subito a far pensare a male. Come si dice, sai, scusatio non petita, accusatio manifesta, diciamo. Lui dall'inizio comincia a parlare male di Iacone, ancora prima di conoscerlo. Ecco, la cosa è sospetta, dice perché? Perché forse già dall'inizio lui deve cominciare a giustificare quello che farà a fine libro. Cioè sarà uno responsabile della fucilazione di Iacone. E non era, vabbè, questo poi la arriviamo alla fine, perché io una cosa... No, ma lui ripeto, dalle prime pagine comincia a parlare male di Iacone. Lo sì. Mette in ridicolo, ne sottolinea i tratti forse meno... folcloristici, dai. Però non si presenta bene. Poi per giustificare l'azione che lui farà alla fine, in effetti c'è piano piano poi. Sì, questo ma poi... Ma questo si evince da subito, anche perché... Tra l'altro lui era un calvinista, quindi antipapista, anticlericale, quindi, sì, quindi sembra quasi un pesce fuor d'acqua, perché mentre tutti quanti gli altri cavalieri che venivano da tutta Europa per cercare di ridare il regno a Francesco II erano tutti ferventi cattolici, lui invece era un calvinista. Infatti ci sono alcuni passaggi in cui lui insulta pesantemente il Papa, lo ridicolizza. Sì, sì, sì. Quindi già questo fa capire che il personaggio forse qualche ambiguità. Non è, infatti, è un campione di ambiguità. Non a caso, qualche anno dopo proprio la pubblicazione del libro, lui sarà di nuovo da queste parti, proprio a Napoli, a partecipare all'anticoncilio, che si parebbe di una convention massonica, che poi a Napoli è finita... Organizzata nel peggiore dei modi, in quanto lo fece saltare, organizzata dal Francesco, successo di tutto e di più, successo organizzata dal nel paese, il suo paese di nascita, scusa, l'Assia. Ancora oggi in quella zona ci sono molti movimenti anticattolici, proprio anticristiani. Proprio quando andai all'archivio per il suo certificato di nascita, incontrai una manifestazione di, non posso dire, anticattolici, cioè antireligiosi in genere, e vuole dire, quando si da qualche parte, il Papa, quando dice così, il Papa no, Dio sì, ma mi è un emblema, è la terra, come... Ma diciamo che sono gli ideali tipicamente massonici, no? Quindi... Sì, sì, ma infatti con la convenzione di Napoli dell'anticoncilio fu fatto. Anticoncilio fatto da Francesco, organizzato da Francesco De Sanctis. Sì, sì, no, ma diversi massoni ci sono. Erano tutti massoni. Per mettersi al sicuro, perché aveva combattuto contro i piemontesi, e in quel caso i piemontesi erano anche padroni di Napoli ormai, volle una autorizzazione scritta, una sicurezza, per poter arrivare e venire a Napoli senza essere arrestato, senza essere toccato dalle autorità. Da questo punto di vista, coraggiosamente, ci tende molto al fallo. Però devo dire una cosa, a questo punto anche questo episodio fa pensare che forse lui era venuto per fare il doppio gioco. Ma sicuramente, io l'ho capito sicuramente, ci sono diversi episodi che fanno pensare a questo doppio gioco. Cominciamo ad esempio a Roma. Lui descrive prima di ancora di partire per i monti di Sora, per le montagne di Sora, descrive un incontro calante con una donna, a sua volta questa donna è la moglie di un ministro di Cavour, e alla quale rivela il posto dove lui sarebbe andato. Questo, se è incoscienza o malafede, non lo so, lo giudicherai tu. A me questo fatto non mi ha mai convinto. Beh, c'è da dire una cosa, ci sono anche gli aspetti che questo personaggio, quando partivano con soprattutto all'inizio, le armi da Roma per andare a darle all'esercito, perché i francesi che facevano il doppio gioco sapevano già dove passavano, le sequestravano tutto. Stranamente, ogni volta che arrivano i francesi lui non ci sta. O è partito prima, o si trova un altro. Stranamente è sempre assente questi francesi. Allora metti più questo, alla fine vediamo che è uno dei... Ma lo stesso, come si chiama, il generale Clary, quella che alla fine decide la morte di Iacone, lo stesso, lo dicono altri scrittori, non lo dico io,
lascia sui dubbi sulla sua fedeltà alla causa borbonica. Quindi... Sì, sì, ma non... guarda, io personalmente leggendo il libro ho sempre pensato che lui stesse facendo il doppio gioco, sì. Perché poi dopo, rimettendo insieme il puzzle, cioè le tessere di questo puzzle, ci arrivi. Sì, sì. Troppe cose strane ci sono state. Poi lui, quindi... lui alla fine partecipa solo a una battaglia vera, e lì in quel frangente ha anche rischiato di lasciarci le penne, però sì, sì, sì. È solo quella, però lui... Sì. Diciamo che poi lui questo odio per Chiarone era veramente enorme. È un odio gratuito, ogni cosa mette evidente. Hai visto se ci aveva un pregiudizio? Fatto diversamente. Aveva un pregiudizio. Non è un bel personaggio. Io sono da anni che frequento la Germania, conosco diverse persone. L'unico tedesco infido che ho trovato è stato su Zimmermann, perché è tutte persone per bene in Germania. Sì, no, per carità, ma noi no, perché poi... È stato l'unico che non dà affidamento, come... Allora, stesso, in sé, quello che volevo... Dopo, lasciato Napoli, tornò a Vienna, dopo qualche anno fu cacciato, perché addirittura fu espulso dall'Austria, perché per la sua verba sempre polemica, anticattolica, così, e si pensa che sia morto al nord della Germania, lo Schleswig-Holstein, quando la Germania combatteva contro la Danimarca. Si crede, perché poi non se ne è saputo più niente. È un mistero la sua fine. Beh, diciamo che è morto come vissuto, nelle ambiguità, nella melmo. Sì. Quindi un personaggio... Molto... Quando dicevi tu il fatto che dicevi poc'anzi dei francesi che venivano... Perciò c'è la rabbia, bene, da ragione sempre a Maria Sofia, che invocava fino all'ultimo, prima a Napoli di mettersi invocava il marito di mettersi a capo dell'esercito per poter fondare Garibaldi. In esilio a Roma, lo pregava, allo stesso momento, piglia il comando delle cose in mano e viene nei regni che secondo te ce la facciamo a tornare a Napoli come regno. Purtroppo viene ascoltata. E si affidava a personaggi di questo genere, tipo tipo Zimmermann, che l'hanno qualcun altro che non ha completamente affossato, definitivamente affossato. Erminio, leggendo anche altri libri oltre che al tuo, io ho sempre avuto la sensazione che era così importante che morisse il regno delle due Sicilie, ed era così importante che non rinascesse, dal fatto che i cospiratori internazionali, quindi la geopolitica, aveva preparato così le cose fatte bene che si era preoccupato anche di interrompere, di stroncare sul nascere delle reazioni. Anche leggendo questo libro, era tutto preparato, sia francesi che inglesi. Sì. Praticamente era tutto preparato e ogni cosa sta al suo posto. E quindi sì, ogni tentativo, forse l'unico che veramente poteva riprendere il regno era il generale prussiano, partendo dall'Abruzzo, dopo le vittorie che aveva avuto nella Marsica. Però c'è sempre stato qualcosa che ha mandato, è andato sempre storto. C'è sempre uno sgambetto da qualche parte, anche dalle persone più vicine al re. Sì. E anche leggendo questo libro ho avuto questa sensazione, non mi sbaglio. Sì, ma così è. Così è, ma legge dappertutto, vedi, indubbiamente forse c'era poco affiatamento tra la corte e l'entourage, la gente che stava attorno, non lo so, perché sembra proprio una distrito, non ci riesce a credere. Praticamente... Sì, ma la storia non si fa così, né si fa come mai. E noi gli ho fatto solo una riflessione, Erminio. Senti, cominciando a parlare alcuni passaggi del libro, vedo che qui poi fai molto, viene molto fuori Scifelli, le Casa Cocco. Quindi tu poi mi hai detto che hai conosciuto gli eredi diretti, se può dire, dalla donna di Chiavone. Sì, ma non è. Quindi diciamo che tu hai. Attraverso questo testo sei entrato sì, sì, a livello antropologico nel territorio, nelle persone. Cioè,
sono molto amico di un certo cocco discendente di una persona simpaticissima, sta a casa sua, mangia a casa sua. Ripeto, mi ha fatto scoprire un sacco di persone. Ho conosciuto Michele Ferri con, grazie alla traduzione, che durante la traduzione volevo fare un affronto con lui. Michele Ferri, il massimo esponente sulla figura di Luigi Alonso Giaun, non si va oltre di Michele Ferri. E grazie a lui ho conosciuto diversi aspetti. Mi portò sulla piazza, vedi, la piazza di Soro, dove avvenivano le fucilazioni che Zimmerman scrive nel libro, altre cose. Ho conosciuto un sacco di persone, in senso che si apre a ventaglio. Sì, sì, no, ma poi nei tratti del libro, in alcuni passaggi, sai pure, perché sembrava quasi che le sorti potessero andare bene, si poteva ribaltare la situazione, perché se avessero perso l'alta terra di lavoro, l'Abruzzo, i piemontesi sarebbero stati rigettati. Sì, però quando bisognava, mancava sempre un soldo per fare una lira. Esatto. Addirittura parla di un piano che volevano, stavano per organizzare, ammesso che sia vero, di raggiungere i regni delle due Sicilie attraverso la Dalmazia, l'Albania, sbarcare a Bari, forze militari sbarcare a Bari e riprendere dalle spalle, diciamo, le spalle l'esercito piemontese. Poi chiaramente se ne è fatto niente, se ne è parlato. È una tesi che viene riportata nel libro, ma chissà se è vero o no. Ma guarda, ti dico questo, che si può... La mano in bocca resta sempre comunque, Claudio. Nei primi due mesi, tre mesi, fino alla Civitella, il regno poteva essere ripreso in qualsiasi momento. Sì. Bisognava un attimo, non lo so, un po' di fortuna. No, no, mai... sai dove si è perso il regno? A Cala della Fini. Quando i soldati borboni stavano vincendo, quello sì. Vecchio paposcioso di Landi su una carrozza che non ci faceva nemmeno a stare in piedi, ordinò la ritirata. I soldati non volevano ritirarsi, ci stavano vincendo, che ci aveva fatto? Lui li minacciò di fucilazione. E allora, ecco, se tu affidi il comando dei tuoi soldati a un vecchio degenerato come Landi, Lanza, che ne vuoi sperare? Sì, sì, perciò, no, no, se si fosse messo lui alla testa dell'esercito, oppure o Maria Sofia, grandissima, avesse comandato lui, magari sarebbe ancora corrente adesso. No, ma che poi i garibaldini erano pure degli, a parte straccioni, non sapevano combattere, poi loro quello che facevano, il saccheggio continuo, pensavano, era veramente... Sì, no, continuano, ci stanno gli episodi di... gli inglesi con le barche, con le navi, loro navi attorno alla Sicilia, con una continua protezione, facevano festeggiamenti tutte le sere, mantenevano gli tesori degli inglesi stessi e dei nobili borghesi, la polizia palermitana siciliana, mi sono già sicuro i soldi sulle navi degli inglesi, quindi è stata una copertura totale, sta poco da fare. No, ma poi non dimentichiamo che i giorni successivi sbarcarono una marea di riservisti piemontesi, anche inglesi. Insomma, la battaglia di a capo il 1 ottobre erano 40.000, erano 40.000, non erano più 1.000. Sì, per no, dire. Ma... No, la storia dice sempre sono 1.000, via dei 1.000, sempre sono 1.000. No, vabbè, la storia, lasciamo perdere, la storia italiana... Vedere perché l'Italia sta in queste condizioni, basta studiare proprio la questione dei 1.000, cioè nemmeno più i bambini alla scuola credono a una cosa del genere, sì. Perché 1.000 persone non potevano assolutamente poter confrontarsi con 10.000, anche se fossero stati lasciamo perdere. Lorenzo De Boga, i figli, fece questa domanda: ma com'è possibile che 1.000 persone hanno combattuto contro 25.000 soldati hanno vinto? Se ognuno di loro ne avesse ammazzato 2.5 sarebbe finito 0-0. No, ma non ce la facevano assolutamente. Era stato preparato tutto nei minimi particolari, tutto... e ancora oggi ti esaltano la genialità del duce in camicia rossa che ha fatto, che lui, grazie alla sua strategia, come ci ha fatto vedere Giannone nel suo libro Garibaldite, lo chiamavano l'eroe delle porte aperte, perché non ha fatto mai una battaglia, sì, comunque andava per le porte aperte, tutti i tradimenti, ha trovato il tuo punto, e poi voi. Senti Erminio, torniamo al tuo libro. Qui poi nel libro, oltre a aver parlato con attenzione di Scifelli, quindi di alcuni personaggi del luogo, sì. Si parla pure di Giuseppe, di alcuni nomi che decisero
di abbracciare la causa, venendo anche da altri posti. Uno dei tanti è Giuseppe Conti da Fondi, che pare che per vendetta di un suo sgarro fatto al neo sindaco italiano, che ancora con lui ancora non era italiano, gli fu saccheggiata e incendiata tutta la casa, la sua fattoria, e lui si una figura veramente bella, questa Giuseppe Conti. Sì, ma non solo lui, ci sta pure il cantante Angelone che faceva qui da cuoco. La figura bella è quella della brigantessa, il capitolo della brigantessa, la ragazza che di notte sfida la sorveglianza delle truppe piemontesi per salire su in montagna a portare cibo e vestiari al suo innamorato. Viene anche fermata qualche volta, poi il coraggio e l'amore la porta a questa determinazione. Praticamente come una donna che porta il ricambio di vestito o qualcosa da mangiare al marito che sta lavorando, la stessa cosa. Quello è un quadretto che mi è piaciuto molto. Come pure sì, è molto bello. Mattei, capitolo Mattei. Il sono padre figure... e figlio lì, padre e figlio. Sì, ma sono, diciamo, i famosi eroi sconosciuti sono questi. E chi li sono veramente? Diciamo, messo la, tra l'altro padre e figlio erano due militari, ma addirittura ci sta il passaggio quando loro morirono, è bellissimo, ti tocca il cuore. In questo caso l'ha descritto bene la sofferenza di questi due, che praticamente fino all'ultimo secondo hanno dato la propria vita, ma soprattutto per fedeltà incredibile. Questo fa capire che quella famosa vignetta che abbiamo spesso fatto pubblicare, satirica francese, dove i fanti e i soldati napoletani erano rappresentati con la testa di leone, mentre i generali con la testa di asino. Ma anche questo livello di soldati delle due Sicilie, questi sono stati, e vengono chiamati americani. Poi qui c'è anche il capitolo di Borges nel questo sì. libro, ma Borges in questo caso viene descritto come normalmente viene detto ormai di un uso comune, sì, oppure c'è qualcosa di diverso. Qui le notizie non si... Come sono? Notizie nuove non ne dà su Borges, ma aspettavo prima qualcosa in più, ma notizie nuove non ne dà. Riferisce solamente di un soldato, di qualcuno che è già in una campagna e hanno stati feriti in altre occasioni, no? Ma praticamente aveva riferito, sì, ma le cose che già sapevano, che di nuovo non dice niente. Prima di parlare delle ultime vicende della vita di Chiavone, cerchiamo di capire una cosa adesso. Che idea ti sei fatto di Luigi Alonzi alias Chiavone? Perché lui è vero brigante. Lui è vero brigante, ma tenete presente, io brigante lo scrivo con la lettera maiuscola, che non possiamo... Ormai sono conosciuti due brigante e brigantaggio. Non possiamo dire insorgenti, partigiani e altre cose. Sono briganti, però lo diciamo con la lettera maiuscola, lo scriviamo con la lettera maiuscola proprio per rendere loro noi. Vabbè, perché non si può dire insorgenti su Chiavone? Scusa, lui tra l'altro faceva parte dell'esercito. Perché sempre che sono quelli che vengono chiamati briganti, quindi c'è poco da fare. Allora lo scriviamo con la maiuscola, io perlomeno così ho risolto il problema. Allora, Luigi Alonzi è una persona molto coraggiosa. Innanzitutto si dice che lui abbia combattuto con gli orsi nei boschi, è un guardiacaccia, è veramente uno fisicamente anche abbastanza forte, leale. Non l'hanno ammazzato, ma non è che abbia lasciato tesoro, abbia rubato chissà, come fa intendere sempre il Zimmer, ma lo facesse per secondo interesse. L'ha fatto veramente per lo scopo, per l'ideale, per la libertà. Ed era veramente convinto di essere un seguace della corona, leale seguace della corona. Lo si accusa di essere un po' vanitoso, e va bene, nessuno è perfetto, ma la vanità non toglie i meriti della sua lealtà. Ci sono anche altre accuse qua, che pare che lui... Ci sono anche altre accuse, guarda, io ho anche raccolto delle tesi a Santa Francesca, quindi Scifelli, quella zona lì, dove lui praticamente non combatteva mai, faceva sempre combattere gli altri. Tu che mi dici di questo? No, non penso, assolutamente non credo. Chi coraggio ne aveva da vendere? Ma lo vediamo attraverso le parole di Zimmermann. Se Zimmermann deve demolirlo, chiaramente non può mettere in luce il coraggio o i dati positivi. Cerca sempre di occultarli, di mascherarli o di cancellarli. Mi spiego?
Infatti, Zim non lo dimostra mai che combatte, non lo scrive mai quando sta combattendo, ma nemmeno Zimmerman è combattivo. Zimmerman, come ti ho detto poco fa, in un momento cruciale stava sempre da un'altra parte. Come dice, guarda la combinazione. Sì, tranne in un episodio, devo dire, lì rischiò anche la vita in quell'episodio. Però, quindi tu Alonzi lo annoveri tra un patriota, un brigante. Io dico sempre, sì, ormai, sì. Io distingo i briganti insorgenti, perché lui era un insorgente. Sì, sì, ecco, a lui bisognerebbe indestare qualche strada, qualche piazza, che comunque era l'anima del popolo di quel periodo che si ribellava a una ingiusta invasione, a una sanguinosa invasione. Sai, la parte nord del regno non accettò mai, pensa che i plebisciti furono un fallimento. La parte nord del regno che andava da a terra di lavoro agli Abruzzi non accettarono mai. Guarda che non volendo, però lo stesso Zimmerman, proprio all'inizio del libro, quando spiega cos'è questo brigandaggio, in un certo senso, forse senza fare nomi, fa l'apologia di Iavone. Se permette, lo leggo un attimo, quando dice. Aspetti il tempo di trovarlo. Ecco qua. Il cosiddetto brigandaggio non avrebbe mai assunto così grosse dimensioni se i piemontesi non avessero spinto alla disperazione, con vera e propria vandalica crudeltà, una popolazione un tempo tanto pacifica. Con le loro fucilazioni, con le loro inaudite e vergognose scene di gente e di sangue. Allora, e foraggiando l'orribile sistema delle relazioni. Poi, alzando così il sentimento, una delle più forti passioni dei meridionali, il sentimento della vendetta. Quindi, evidentemente, lui ha potuto scrivere queste parole, si è fatto l'idea, proprio dal carattere di Iavone e degli altri insorgenti che combattevano insieme. Sì, che poi erano tutti dalla terra di lavoro, perché poi Mattia veniva dalla terra di lavoro, dalla parte del mare. Ma lui in quelle parti è stato presente. Ma lui nella nostra zona. Quindi ha conosciuto le persone del luogo e attraverso i loro sentimenti, le loro parole, le loro idee, si è fatto un'idea che proprio con la quale ha tradotto un'espressione del genere, perlomeno questa è l'idea che mi sono fatto io. E dimmi una cosa, parlando privatamente con Michele Ferri, che ti dice lui invece di Chiavone? Privatamente, no, non lo stesso, sono, anche lui l'apprezza, anche lui l'apprezza. Michele Ferri sì, in effetti, purtroppo Chiavone è come se fosse una sua creatura. Lui l'ha rilevato, l'ha tolto dall'oblio, l'ha reso pubblico, l'ha reso famoso. No, Michele ha fatto un ottimo lavoro, un bellissimo lavoro. Sì, indubbiamente. Senti, una cosa ti volevo dire, ma sai che Chiavone era anche un erede diretto del suo più un lustre suo, credo che sia sì. Nipote di Chiavone, anche lui sì, Alonzi, che era un sanvedista che combatteva contro i francesi. Sì. Quindi diciamo che avevano anche queste cose di famiglia. E nel DNA. Nel DNA contro l'invasore. Allora senti, parlando della parte finale del testo, qua sì. Ci sono addirittura dei capitoli, Aseni, Tradimento, Sette giorni di fuoco, si può sapere effetti qualcosa sulla morte di Chiavone, che idea ti sei fatto, ma soprattutto le cronache, che cosa c'è ancora tanto da poter trovare? Ma lui, Zimmerman parla di tradimenti di Chiavone, ma questi tradimenti non l'ho visto, non l'ho mai visto, né letto da qualche parte, né nelle pagine precedenti. Un'altra cosa strana è che tengono segreti il luogo dove è stata la fucilazione e poi il luogo dove hanno bruciato il corpo. Anni fa trovai in un istituto di Sora, sì. Uno studente che ci conosceva questo, dopo una presentazione di libro in una scuola, ci conosceva questo posto dove Iavone era stato, dove è stato bruciato il corpo di Iavone, ma non abbiamo avuto più modo di contattarci e è andata persa. Non è una bella scena, comunque, perché in effetti lo incastrano. Lui e l'altro generale, sempre mandato da Francesco II.
loro istruiscono il processo, loro fanno l'accusa, loro non fanno la difesa, praticamente l'hanno condannato già da subito. E... Chi è Tristani? Tristani. L'hanno condannato già da subito, perché non si vede nessun tradimento, i traditori sono loro, non è Chiavuto. I traditori sono loro, non è Chiavuto. Chiavuto non ha tradito nessuno. Vede, l'unica pecca che si può annotare è quel tantino di vanità che lui aveva, ma ripeto, nessuno è perfetto, perché non poteva essere vanitoso. No, ma sai il problema qual è pure? Come? Se avesse tradito Chiavone, il corpo non lo facevano sparire. Esatto. Non lo facevano sparire. C'è questa allora di mistero... C'è questo alone di mistero sulla sua morte e questo alone di mistero sul corpo. Guarda, dobbiamo parlarne noi tra i nostri associati. C'è Domenico Alonzi, lo conosci, no? Che è una rete diretto di Chiavone. Sì. Io conosco l'altra rete che sta in Argentina. Sì, no, queste sono tutti Domenico. Anche lui viene dalla selva. È veramente... si vede proprio, c'ha pure i tratti, se vedi figli, alcuni figli sembrano proprio avere i tratti somatici di Chiavone, i figli di Domenico. Lui dice che ha una notizia importante, che poi ti dirò privatamente con lui, di dove andare a fare una ricerca. Quindi ne parleremo con lui. Sarà interessante andare sul luogo. Sì, c'è sta... Quindi secondo me anche per questo motivo è stato tradito e non ha tradito, perché di solito i traditori si mettono alla gogna anche da morti, e soprattutto da morti, e quindi ci sono troppe cose strane di questo. Sì. Ma dov'è che è avvenuto poi? Pure il luogo non è così chiaro, o è chiaro? No, non è chiaro, si parte di un'area dura in alta montagna, ma sulla strada che da sola portava verso Roma, ma è vago nella descrizione, non si riesce a individuare. È lo stesso Ferri, cosa ti ha detto sulla morte di Chiavone? No, di questo non abbiamo mai affrontato questo argomento direttamente della morte di Chiavone. Abbiamo parlato generalmente in genere, no? Ma non su questo specifico argomento. Quindi tu pensi che sia... Ti faccio sapere. Tu pensi che sia comunque ancora da scoprire molto sulla vicenda di Chiavone? Se si riesce a scoprire, sì. Ma... Quando conobbi Michele Topa, nel 1995, c'è una cosa che mi disse. Tutti i documenti sono passati in mano dei vincitori e li hanno distrutti. Quindi il nostro, quello che lui ha iniziato, che poi devo usare, sarà molto, molto, molto difficile, se non impossibile. Perché sono passati in mano i documenti. Guarda, lo disse lo stesso Cavurro, sai che diceva, no? Noi vi facciamo leggere i documenti che ci interessa farvi leggere. Ma questo diceva Cavurro. Vuoi una notizia più recente? Io sto da anni, sto facendo la corte all'archivio del Museo dei Bersaglieri di Roma, perché là trovai nell'indice, nello schedario, qualcosa riguardava Ponte Landolfo. Lo chiesi subito il documento, subito, al momento non so dove stava, così. Poi per 2, 3, 4, 5 anni è stato hanno spostato i documenti perché bisognava fare i lavori di ristrutturazione. Finiti i lavori di ristrutturazione hanno riaperto al pubblico. Hanno riaperto al pubblico, ma hanno riaperto solo il museo, non l'archivio. Per l'archivio si deve già questa persona. Questa persona non risponde né per mail né per telefono. Come vedi? No, il fatto sai qual è? Secondo me l'unica persona che ha avuto accesso, perché diciamo che il sistema istituzionale fu colto impreparato, è stato Franco Molfese. Sì, Che ha avuto la fortuna di trovarsi in questi documenti che erano messi nel dimenticatoio, figurati del centenario dell'Italia, figurati se questi pensavano una cosa del genere. No, e quindi lì si fecero cogliere impreparati, tu sai, no, ma adesso i documenti ti fanno trovare il documento di dove eventualmente Chiavone ha fatto un eccidio. Io personalmente questi personaggi non li vedo nemmeno, non li ascolto nemmeno, perché quando tu stai in una guerra tra invaso e invasore o guerra civile tra Caino e Abele,
gli ecciti si fanno e si commettono, si subiscono. No, ma si è fanno. Bello chi ha pure fatto gli ecciti, abbiamo detto no. Come adesso io sono in Ucraina, io sono guarda lui Cattola, che l'altra terra di lavoro è stata la più fedele al regno di Napoli, al re. Adesso invece c'è proprio una vulgata dominante dove praticamente stanno cercano in tutti i modi di cambiare di narrare una storia, e soprattutto dal punto di vista antropologico, che non è esistita. E questi non si rendono conto. Tu ci hai fatto un esame abbastanza a 360 gradi, hai fatto lo storico vero questa sera, perché sei partito dai documenti, dalle carte, però poi alla fine da lì hai cercato di farti un'opinione, cercando di arrivare a... No, per carità. Allora, ma poi che cosa succede? Che adesso ci sta ancora il mito delle carte d'archivio, documenti d'archivio. Sembra che quelli sono la Bibbia, ma non è solo così. Giambattista Vico nella Scienza Nuova ci fece capire che la storia è una scienza, quindi essendo una scienza non è un dogma. Non essendo un dogma vuol dire che è un metodo scientifico. È un metodo scientifico che si confronta con altri metodi scientifici. Quindi ci sta la ricerca d'archivio, che è fondamentale. Ma poi ci sono le ricerche dei giornali, le ricerche di tante situazioni del passato, anche che riguardano anche delle bugie, perché anche nelle bugie trovi tra le righe delle bugie un pezzetto di verità. Come si racconta? È come hai fatto tu, ricostruire e darsi un'opinione, perché se vai solo a carte d'archivio, cioè, sui diari, se no noi come potremmo fare a aver ricostruito la storia dell'impero romano, dell'antichità prima di Roma? E sui diari e su quello che hanno scritto grandissimi studiosi, niente di più. Gli archivi oggi non esistono più, però l'archivio è importante, ma non è solo importante quello. Cioè io c'è una persona che da qualche anno mi assilla pesantemente, credo che sia Tisora. È un italiano risorgimentale, che ne dice le peste e corna su Di Chiavone, dice che ha trovato dei documenti esplosivi, e io gli ho detto soltanto ma scusa, mandami questi documenti, pubblichiamo sul blog, tu lo sai, noi accogliamo tutti, anche perché ci mancherebbe altro, se sono esplosivi. No, addirittura vedi il provincialismo di questi studiosi, che io vorrei mandarli proprio a lezioni di te, come di tanti da te, e a studiare anche da tanti altri tuoi colleghi veri che hanno dimensione universale. No, ha pubblicato un libro, comprati il libro e te li leggi. Cioè, ma bello mio, ma tu ti rendi conto? Mi dici di comprare un tuo libro, ma se tu hai interesse o mi dai il documento o mi mandi il libro a casa. Io so, fra poco mia moglie mi caccerà di casa tutti i libri. Io e te ci siamo conosciuti, che mi hai mandato subito dei libri a casa da leggere. Ma io quello che vorrei dire, no, questi, ma, cioè, volete fare, dite di fare storia, e va benissimo, ma cioè, abbiamo un blog che ormai c'ha 1000 letture al giorno, abbiamo un canale che ci sono diverse persone che danno queste risposte, compiti il libro e lo saprai, cioè, ma che queste risposte. Ma ti rendi conto, compri il libro, sei tu che mi stai sfruculiando, ma vuoi sapere, mandami tu la cosa, no? Ma a parte il fatto, loro comprano il libro, ma i tuoi non se li comprano. A me è capito con Sciocco, quando andai a chiedere di spiegarmi alcune cose di Garibaldi, che lui aveva scritto il suo libro, gli elencare tutte quante. Cioè, ma lei come fa a dire questo? Che io vengo da Londra e ho portato questi documenti. Ah, davvero, me li potrebbe mandare questi documenti? E io se ho scritto un libro, se lo compro. Ma io, tra l'altro, io credo che questa persona, non voglio fare nome e cognome perché non è corretto, e soprattutto io credo che questa abbia trovato documenti importanti, ma sono i documenti importanti che, se sono così importanti, andrebbero messi in un contesto, analizzati con tante altre caselle, il periodo, quello che è successo, dove, come, così si fa la storia. Tanto comunque nessuno fa il nostalgico, nessuno può tornare più indietro, quindi non è di che stiamo parlando, stiamo soltanto cercando di capire. Però bisogna pure capire che questo paese purtroppo è in queste condizioni, perché è nato sui tradimenti. Sul caso dei vincitori. È nato sui tradimenti, è nato sulla prostituzione, è nato sulle vigliaccherie. È così continua. È sulla corruzione. Basta leggere il libro. È così, ha una genesi. Basta leggere soltanto i panni sporchi di Emilio della Pellicciari, che
Mamma mia, quello che hanno combinato, i saccheggi, i soldi che arrivavano da tutte le parti. Quindi non è colpa mia, non è colpa tua, rassegnatevi, quello che voglio dire. L'Italia è nata così. E la fortuna però qual è? Che nel regno di Napoli, nel regno di Siria, c'è sempre l'inizio di tutto. Adesso non è solo l'Italia, ma è tutta l'Europa che è decadente e corrotta e che va presso i lobbisti di Big Pharma e dei Big Tech. Di che parliamo? Cioè, quindi nasce in questo modo l'Italia. È come diceva Zitara, è una subnazione. Noi siamo diventati la colonia di una subnazione. Sì, sì. Quindi io volevo solo dire che chi vuole, noi ospitiamo tutti. Dateci documenti, noi pubblichiamo tutti, non abbiamo paura di fare conti con gli scheletri dei nostri armati, e questa è la nostra forza, Ermino, lo sai, no? Anche perché lo facciamo per passione. Non siamo tu per passione, a me mi rimproverano per missione, vabbè, faccio per missione, non è un problema. È la stessa cosa, sono ammeriti. No, oddio, differenza c'è, comunque non ha importanza. Ti voglio dire una cosa. Dimmi. Quindi sulla questione di Chiavone, ormai questo libro è anche se un libro di qualche anno fa, io consiglio a tutti di leggere, perché a parte che c'hai una penna favolosa, sì, ti ringrazio. Hai una, anche se qui hai tradotto, però anche leggendo gli articoli che ogni tanto ci mandi, hai una penna favolosa. Grazie. Va letto per avere un quadro un po' più chiaro, per chi ha voglia di studiare con libertà, non con e non con faziosità. Però so che tu forse sei uno dei più grossi studiosi insieme a Giannone di Garibaldi, e so che hai in mano il continuo dell'Inghilterra con il Regno di Sicilia, dove lì è protagonista Garibaldi, esatto. E che hai fatto delle ricerche importanti, dove, in quali archivi importanti, e stai presto pubblicherai questo lavoro. Ci vuoi accennare qualcosa? No, allora partiamo da Zimmermann. Ti ringrazio, Zimmermann, ne feci 1000 copie numerate e fortunatamente state per finire, quindi consentimi un po' di propaganda, che se interessa no? Qualcuno si affrettasse che dopo non sarà più ristampato. No, io sinceramente non l'ho detto perché pensavo che tu l'avessi già finito. Sono rimaste pochissime copie, quindi per quanto riguarda i miei prossimi lavori, c'è una controbiografia di Garibaldi nella quale modestamente l'ho rivoltato come un calzino sporco, non pulito, sporco. Devo solo aspettare il modo più opportuno per stamparlo. Sto girando, sto vedendo, fino a questo momento non mi sono convenute le varie proposte che mi hanno fatto, diciamo così. Poi vedremo la seconda parte dell'anno come andrà a finire. E anche un libro tutti i documenti, ovviamente, tutte citazioni, documenti fatti in prima mano, addirittura documenti pescati negli archivi di Montevideo in Uruguay e di Buenos Aires in Argentina, oltre che Londra, Austria. Quindi tu sei tu lo storico dei due mondi, allora? No, voglio essere di questo mondo, due mondi, nemmeno il paragone mi dà fastidio. No, vabbè, è storico il tuo mondo, addirittura documenti presi in Montevideo, quindi sì, documenti chiaramente pubblicati, documenti sono allegati al testo. Comunque, signori, avete visto di chi, tra l'altro, poi Erminio De Biase, forse anche lo studioso più importante dell'ultima regina di Napoli. Non mi faccia così, la prego. No, di Maria Sofia. Solo per passione, claro, solo per passione. Per passione, per Maria Sofia pure. Pochi hanno studiato la mia passione. Due sono le mie passioni fisiche, Maria Sofia e Fra Diavolo. Era la parte finale, Fra Diavolo. Infatti io non vedo l'ora che cominci a studiare il 99 come merita, anche se stai vedendo che quando si tocca il 1799, insomma, si tocca un nervo scoperto un po' complicato. Chi tocchi i fili muore. Quel 99 è la chiave di tutto e io non vedo l'ora che tu cominci a studiare in maniera assidua quel periodo complicatissimo e soprattutto pericolosissimo. No, assolutamente, tu sai che su alcune cose noi non la pensiamo allo stesso modo, la diversità arricchisce, non diminuisce. No, ma sarebbe una cosa appiattita, oltretutto. Appunto, no? Quindi, però quando si fa con libertà e con rispetto, ci si confronta, poi ognuno
molte volte ci si arricchisce reciprocamente, molte volte si rimane sulle proprie posizioni, ma va bene così. E niente, Erminio, io ti ringrazio di questa chiacchierata, ci tenevo a parlare parlare del libro dobbiamo passare a parlare per 2 ore e mezza, 3, però per far capire perfettamente, dare un'infarinatura di quello che sta scritto qua sopra e di quello, e del duro lavoro che hai fatto e di come continua. Piace la lettura e piace la storia, deve essere un testo fondamentale. Dovrebbe poter sembrare interessato, ma dovrebbe... Beh, oddio, non è che ti piace solo la storia, perché vedo alle tue spalle dei quadri abbastanza importanti, quindi non è solo storia la passione tua. Tutte le cose che abbiamo detto, in effetti. È un'appartenenza. Allora ci dobbiamo dare appuntamento quando uscirà questo nuovo libro. Va bene. Intanto ti farò vedere, perché questo film non l'ha visto nessuno, io l'ho trovato per puro caso. Sì. E penso durante il lockdown ho scoperto, grazie a chi, sai a chi ho pure pubblicato l'articolo, a Rino Camilleri, che lo ha scovato. Film del 2020-2021, un film recente, Il mio corpo vi seppellirà. La prima parte l'hai vista, ma vedrai la seconda, che è molto molto brutta. Io ti ringrazio, Erminio, buona serata. Ciao Claudio, buonasera a tutti, ciao. Avanti. Avanti, Savoia! Oh. Avanti! Avanti! Avanti, Savoia! Avanti! Avanti! Andiamo, non ci sono varianti qua.